Per BC Sport, e qui BC Sport siamo con Dario Davizioni, DS della Ineos. Dario, per voi non è mai una Roubaix come tutte le altre, ma quest'anno da italiano con Filippo Ganna c'è tanta speranza, no? E ti chiedo, voi cosa vi aspettate, cosa ti aspetti tu? No, diciamo, quest'anno fino adesso è stata un'ottima stagione delle classiche per la squadra. E in più comunque sarebbe già stata una stagione particolare perché dopo un paio d'anni che non si era provato, se ne era parlato un pochino l'anno scorso, però poi non era fattibile. Filippo ha deciso di vedere cosa riesce a fare alla Roubaix. È un Filippo diverso da quello che l'aveva affrontato già con Sky insieme a noi. È un Filippo diverso anche dall'Under 23 che la vinse, certo, con la Colpack nel 2016, però l'ambizione o la gara nel cuore è sempre rimasto, e quest'anno è stato deciso di provare la Roubaix, però provandolo con un approccio diverso rispetto all'ultima volta, quando aveva fatto, certo, tutta la stagione delle classiche con la Roubaix che è alla fine delle classiche, quindi no, ecco, no, non volevamo avere l'appuntamento più importante alla fine di un ciclo. Certo. Ecco, ti chiedo, magari per Filippo non è stato l'avvicinamento che lui sperava e che voi sognavate, no? Qualche intoppo, il freddo del Carpegna, lui si è preparato in pista e che lavori ha fatto per simulare il miglior avvicinamento possibile per la Roubaix? Sì, diciamo, la stagione stava andando bene fino alla Tirreno, anzi molto bene, e poi purtroppo dopo la Tirreno si è ammalato e quindi abbiamo perso la settimana che andava alla Sanremo, più la Sanremo anche come gara, che era un altro appuntamento a cui puntava, e ancora non si era ristabilito, quindi lì abbiamo avuto una decina di giorni che abbiamo dovuto un po' rimodulare i piani. Il fatto di andare in pista e alla SARS per preparare la Roubaix però era una cosa che avevamo già deciso questo inverno, e i lavori che ha fatto in pista sono anche stati diversi rispetto a quelli che fa normalmente, quindi parlando con Marco Villa abbiamo deciso di fare alcuni lavori specifici per la Roubaix in pista, e questo ha voluto dire che invece di usare sempre la bici da inseguimento ha usato anche la bici della corsa a punti, e ha usato un rapporto che abbassasse un po' il numero di pedalate per simulare le pedalate che le potenze che farà nei tratti di pavé. Ecco, e ti chiedo, secondo te quali possono essere le incognite più decisive nella Roubaix di Filippo Ganna? Un Filippo Ganna che, come dicevi tu, la Roubaix ancora da capitano non l'ha mai corsa, arriva senza tanti giorni di corsa nelle gambe, quali possono essere gli inconvenienti per lui? Una fase cruciale saranno il primo e secondo tratto di pavé. Avere un buon approccio all'inizio, riuscire a rimanere in buone posizioni in questi tratti qua prima della foresta sarà fondamentale poi per il proseguo. E poi naturalmente la parte finale dove va fatta la differenza. Ecco, e la squadra, l'hai detto tu, state attraversando un ottimo momento di forma, avete più carte, non solo Filippo Ganna, possiamo dire magari Ganna è il capitano, ma ci sono anche tanti corridori pronti a subentrare, no? Sì, alla fine saranno più di uno i leader, e anche se in una gara come la Roubaix è anche giusto fare così, perché comunque ci sono tante incognite nascoste, quindi a volte partire con il capitano unico non è una buona idea. Certo che Filippo sarà uno dei corridori di punta. Ecco, l'anno scorso Roubaix Bagnata, che sfortunatamente per voi non è andata bene con la foratura, la scivolata di Gianni Moscon, quest'anno invece dovrebbe splendere un bel sole, quindi si torna, tra virgolette, alla tradizione degli ultimi 20 anni. Cosa cambia per voi, per come avete allestito il mezzo di Filippo e degli altri? Cosa cambia? No, diciamo, da un punto di vista tecnico della bici non è che riuscivi a intervenire più di tanto. Per Filippo è meglio una Roubaix asciutta che una Roubaix bagnata, anche perché magari avendo meno esperienza di alcuni suoi rivali, sicuramente se fosse stata bagnata per quelli che l'avevano corsa l'anno scorso,
questo si sarebbe rivelato un vantaggio, e anche per le preferenze di Filippo meglio una Roubaix asciutta. Ecco, e quali sono i nomi da marcare? Banale dire Van der Poel, ma c'è questo Van Aert che non si sa ancora con quale ruolo rientra. Insomma, chi terrete d'occhio maggiormente? I corridori sono sempre tanti, alla fine sì, Van der Poel, Van Aert sono quelli più logici, però Pedersen ci abbiamo corso insieme alla Sarte e andava molto forte, quindi sicuramente sarà un altro corridore che è davanti. Blocco della Quick Step sicuramente vorranno fare bene, perché provare a riscattarsi, sì, anche hanno, no? Alla fine l'ultima corsa delle classiche del pavé, e quindi sicuramente saranno molto agguerriti. Kung, un altro è andato sempre stato là, e su un percorso così sicuramente sarà davanti, quindi come sempre gli avversari sono tanti. Ecco, però infine chiudiamo dicendo che abbiamo visto un Filippo molto sereno, no? Come suo solito, è un ragazzo che quando conta si fa trovare pronto e sa anche farsi scivolare addosso le eventuali pressioni che hanno. Sì, alla fine stavamo parlando prima che ormai siamo qua, da oggi a domenica non è che si può cambiare niente, quindi quello che è fatto, c'è da aspettare domenica e vedere se sarà abbastanza. Perfetto Dario, grazie della disponibilità, in bocca al lupo. Grazie.